Ciao a tutti voi YouTube, oggi voglio presentarvi questo qua, l'ho preso a Disneyland, non so il paese quando ci sono andato. Voglio presentarvi che già ho messo su. Dunque adesso lo apro. E questo l'ho voluto prendere allora, perché mi sentivo più sicuro. Poi poi ci sono tutti qua i giochi, dietro, vabbè, tutti i personaggi. Cinque Joyce e Marco il giocatore che preferisco. Cagno suo, adesso lo apro. Rispetto a quello del negozio di giocattoli o di un Disney Store. Comunque non cambia assolutamente niente, tranne che per la scatola. Vi prendo come esempio una scatola di un nostro peggio. Quello che ho fatto è viziato la corda. Ecco, basta, è uscito. Quindi il casco si può aprire, la testa girare. Sinceramente è più carina questa qua. Quella se... gioco da tirare. Gambe mobili, tutto plastica. Questo qua. Lei chi è? Space Rangers, Laser e Space Rangers. È il carattere. È sempre questo. Parlerò a pagare 32 euro al dismessore di lunghezza. Parla qua. Pausa di girare di me. Più. Le gambe sono un po' più mobili, però non è sfosforescente. I come in peace. As a member of the Space Ranger Corps, every day is an adventure. Okay, come on, it's time for adventure. Let's go. Per to infinity and beyond. Vabbè, questa è la base. Ah sì, qui non funziona il karate, sarebbe tipo così, ma questo si gira a 360 gradi. Poi qua dietro si può, è tutto in plastica, nel qui in spago togliere, e qui l'ala, ecco, si apre. Non è come questo qui. Qui è slonabile. Questo è slonabile. Va bene, il prossimo video sarà il personaggio stupendo. Io mi vado un po' tra Rex, Mrs. Potato, ieri, Bullseye, Jesse, Loxo, Rex, Buzz, Woody. Hello, my friend. How are you? Oppure o Bullseye. O Barbie, o Ken, chi lo sa. Indovinate, o Buzz, come sentite. Indovinate un po'. Adesso Buzz lo metto dentro. Mettiamo dentro. Base, eccolo qua. Eccolo. La scala di questo base è molto più piccola rispetto a quella di Woody. Vediamo se riesco a capire la differenza. Ho qui la scatola di Woody. Questa è la base, posso io. Ciao.